Non sei più padrone del campo, non sei più padrone della tua vita. Hai, senza volerlo, affidato il tuo equilibrio a qualcuno che può farne ciò che vuole. Questo è pericolosissimo per l'equilibrio personale, per l'armonia, per la stabilità interiori. L'avevano capito filosofi come Epicuro, come gli stoici, che non a caso raccomandavano di fuggire l'amore come la peggiore delle malattie. Essere innamorati è come stare sulle montagne russe. È perdere il controllo della situazione, è subire sbalzi di umore che ti logorano, no? Che ti trascinano lì dove spesso non vorresti andare. E ti rendono anche ridicolo, perché una persona innamorata è obiettivamente ridicola, perché fa cose di cui in un momento di lucidità si vergognerebbe. Allora che cos'è questa cosa strana che ci attrae, ci intriga, ci affascina, ci sembra necessaria e dalla quale non sempre riceviamo ciò che cerchiamo?